La Backcamp, siamo con Veronica Cacciagli, Italian Climate Network. Quale può essere il contributo del network e in genere dei movimenti, ecco, al tema della sostenibilità? Ma io penso che soprattutto in questa fase di sfiducia nei sistemi di decisione politica il tema dei movimenti sia molto importante, perché un cambiamento del sistema e un cambiamento della politica può essere possibile solo se si esercitano delle attività di pressione affinché la politica cambi. E ci sono stati anche degli esempi recenti positivi in questo senso, come la vittoria negli Stati Uniti e il blocco della costruzione dell'oleodotto Kingston, e poi recentemente, la settimana scorsa, la Shell che ha bloccato le trivellazioni dell'Artico. Per cui il nostro contributo vorremmo anche che fosse un contributo positivo, per dire alle persone che è possibile effettuare dei cambiamenti quando le persone sono impegnate. E vi invito anche a venire a trovarci nel nostro sito web italiaclima.org e di partecipare ai nostri eventi. Grazie a voi. Grazie.